Ogni tanto penso a quanta parte della mia vita ho vissuto in questo Ateneo. È qui che ho studiato, è qui che sono diventato medico, è qui che scelgo di lavorare. Insegnare all'università è un impegno per il futuro della conoscenza e per tutte quelle studentesse e studenti che si affidano a noi. Ed è la parola impegno che mi ha spinto in questi anni ad assumermi responsabilità sempre maggiori in senato accademico e nel Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche come direttore. Ed è ancora la voglia di impegnarmi in prima persona che mi muove in questa importante e straordinaria avventura. Sono Stefano Geuna e mi candido come rettore dell'Università di Torino. Quando Stefano mi ha chiesto se sarei stata al suo fianco come prorettrice, non gli ho domandato quali fossero le forze in campo, non abbiamo parlato di numeri o di strategie, ma solo di quanto fosse importante far incontrare saperi differenti. La medicina e le scienze umanistiche, le scienze esatte e quelle sociali, l'economia e la psicologia. La nostra candidatura è nata così, dall'idea di un dialogo aperto. In senato accademico siedo nella commissione ricerca e mi rendo conto ogni giorno di quanto l'internazionalizzazione ci chieda di creare circuiti interdisciplinari. Insegno storia del cinema e mi occupo di linguaggi naturalmente interdisciplinari. Presiedo il corso di laurea in DAMS e ogni giorno didattica e ricerca si incontrano con la ricchezza culturale della città, il confronto, la pluralità degli approcci, l'attenzione al territorio fanno parte della natura stessa del mio lavoro. Sono Giulia Carluccio e credo nella forza del dialogo. Desidero definire un piano di sviluppo dell'Ateneo e una serie di punti fermi. Per questo, con Giulia Carluccio ed i colleghi delle più diverse aree della nostra università, abbiamo elaborato un programma strategico per il prossimo governo. Accanto al programma vorrei anche e soprattutto però parlare delle persone, parlare di noi. Quella che viviamo non è la migliore delle università possibile, è inutile negarlo. È inutile però dare tutte le colpe alla legislazione, alle riforme. Noi abbiamo la possibilità ed il dovere di cambiare le cose. Abbiamo la possibilità di uscire dalla gabbia di procedure che ha spersonalizzato il nostro lavoro. Dobbiamo e possiamo ricostruire la collaborazione con tutta la comunità universitaria, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e studenti. Occorre valorizzare le competenze di ciascuno, creare un luogo dove conciliare il lavoro, lo studio e la qualità della vita. Penso agli asili nido universitari, agli spazi per consumare i pasti, ai servizi di prevenzione ed assistenza medica nei vari poli. Desidero un'università che pensi alle persone e non lasci indietro nessuno. Promettere tutto il nostro impegno per un'università più partecipata e condivisa non è demagogia. Un impegno autentico per dare un significato tangibile alle espressioni pari opportunità e inclusione, per passare dai principi alle iniziative concrete. Non è facile, ma si può fare. I temi in discussione sono davvero molti e tutti fondamentali, dal riconoscimento della didattica e dei suoi carichi, all'eccellenza della ricerca, alla valorizzazione dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo e dai servizi per gli studenti. Dobbiamo migliorare il rapporto con le istituzioni ed incidere di più sul territorio, a partire dal progetto del Parco della Salute, aprendo inoltre un dialogo solido con il Ministero. Abbiamo un programma preciso e dettagliato e vogliamo condividerlo con tutti, tutti in prima persona.